Salve a tutti amici, questa è la prima intervista con lo psichiatra, scrittore, il professor Paolo Scioni. Parleremo in questa intervista sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker delle patologie della mente umana, del controllo mentale e dell'elettroinquinamento. E parleremo anche di come determinate tecnologie possano manipolare la mente umana e possano creare delle manipolazioni e cambi di personalità attraverso sistemi di fenomeni anomali considerati paranormali. Buon ascolto, amici. Buongiorno, signor Paolo. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci parli prima di tutto di questo libro e delle sue esperienze relative al campo della psichiatria, del controllo mentale, dell'MK Ultra. Dunque, intanto questo nostro colloquio mi sembra capiti particolarmente a proposito perché l'editore di Neuroschiavi aveva chiesto a me, a Marco Della Luna, che è il coautore, di fare un aggiornamento per una nuova edizione, quindi gli abbiamo fatto avere il materiale proprio in questi giorni e quindi ci sarà una quarta edizione di Neuroschiavi che ha avuto un vero successo, in particolare anche in Francia, dove, che non è un terreno particolarmente facile, no? Per italiani, insomma, poter sfondare su quel mercato, che è un mercato abbastanza esigente. Per cui, appunto, in questa nuova edizione, fra l'altro, mettiamo a disposizione del lettore delle esperienze personali proprio in questo campo di particolare interesse di una. Tra l'altro è un medico che è stata la compagna di un personaggio che era proprio nel settore, un personaggio di grande importanza sul piano politico e sul piano anche industriale, che si occupava proprio di microchip, di queste industrie. E lei ha avuto delle esperienze personali dopo che questo rapporto, diciamo, si è evoluto nel tempo e ha capito che questa persona la voleva tenere in una situazione praticamente di schiavitù mentale per poter effettuare diciamo, operazioni sia di tipo economico, finanziario, e da tenerla, diciamo, in uno stato di soggezione psicologica. E quindi la cosa che mi ha colpito, e poi attraverso di lei poi ho conosciuto anche altre persone, è che il livello, diciamo, qualificare come facilmente suggestionabili o malati psichici, ma tutt'altro. E quindi, tra l'altro, confrontandole, visto che io sono psichiatra e ho fatto a lungo questa professione, la sto facendo tuttora, diciamo, confrontando con la tipologia di pazienti che normalmente viene definita paranoica. Io ho scritto anche un libro sulla paranoia per chi può interessare, dando una prospettiva diversa proprio sulla paranoia, dicendo che più che un disturbo del pensiero, è un disturbo della capacità di leggere i sentimenti altrui. Quindi ho potuto vedere tante persone che avevano queste caratteristiche e questi invece soggetti di elevato livello culturale, di elevato livello anche intellettivo, non hanno le caratteristiche, direi, proprio di questi soggetti che io nel corso della mia professione ho avuto modo di vedere. Quindi diciamo che introduce questa variabile per cui uno può porre seriamente il problema di interpretazioni alternative ai loro disturbi, anche perché appunto hanno delle caratteristiche sul piano proprio sintomatologico molto particolari, cioè, quindi pongono delle novità rispetto ai quadri conosciuti, e
e anche delle sovrapposizioni, e quindi sono quadri un po' ibridi, dove c'è una parte di fenomeni che sono conosciuti e diciamo si realizzano in situazioni spontanee, altri fenomeni sembrano molto diversi, ecco, perlomeno sono magari reperibili nel settore del paranormale, ma non nei quadri psichiatrici tradizionali. Potremmo dire che alcune di queste persone potrebbero essere manipolate da tecnologie esterne oppure da campi elettromagnetici o frequenze che potrebbero interagire anche con il cervello stesso. Secondo il mio parere sì, anche Infatti. se diciamo non è facile poi diciamo portare la dimostrazione, no, di questi fenomeni singolarmente, e poi troppo facilmente sono squalificati da professionisti che poi dicono che questo è paranoico, non è terapia. Ecco, questo troppo facilmente c'è questa diciamo si arriva a queste conclusioni, ma non, secondo me bisognerebbe approfondire molto di più. Abbiamo fatto dei test con un elettroencefalografo e abbiamo riscontrato che le persone che stavano con noi durante le riunioni che abbiamo fatto erano normali, cioè tranquille, parlavano serenamente. Quando venivano sollecitate, diciamo, da queste armi ad energia diretta o queste frequenze provenienti dall'esterno, abbiamo riscontrato che i campi elettromagnetici delle frequenze dei 50 Hz rivenivano riamplificati sul loro corpo, l'elettroencefalografo cambiava totalmente tutti i parametri, come se la manipolazione interagiva con una frequenza in alternata sul corpo di questa persona. Quindi questa mi sembra un'interessantissima dimostrazione concreta, appunto, di fenomeni che sono difficilmente spiegabili con una condizione, diciamo, spontanea, no? Quindi sembra provocata da fattori esterni. E certo, e poi un'altra cosa, molte persone che sentono le voci sembra che sentono le stesse identiche frasi di altre persone che stanno in altre parti d'Italia. Perché abbiamo fatto delle riunioni anche tramite Skype e attraverso le testimonianze che ho messo io sulla mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, le stesse parole che dicono persone che stanno a Milano, persone che stanno in Sicilia, persone che stanno a Roma. Dicono tutti le stesse identiche frasi, hanno tutti quanti gli stessi identici disturbi. Sembra come se è un programma immesso nel loro cervello che, cambiando determinate frequenze, gli crea determinati disturbi fisici e psicologici con ragionamenti che vengono modificati attraverso una sorta di controllo mentale. Oppure uno stato ipnotico narcoletico che li fa vivere in un sogno ad occhi aperti durante il giorno. Questo è estremamente interessante perché appunto entrare in menti così diverse e poi avere dei fenomeni così circoscritti sembra in effetti un automatismo, insomma, che in qualche maniera abbia a che fare con un qualcosa appunto di preimpostato, no? Sì, infatti abbiamo riscontrato queste anomalie. E poi durante le testimonianze che abbiamo fatto attraverso queste registrazioni, abbiamo riscontrato che le persone attenuavano determinati disturbi usando degli occhiali polarizzati o addirittura usando delle cuffie insonorizzate, come se gli si bloccavano delle frequenze che penetravano dirette all'interno del cervello. Secondo lei è possibile da psichiatra che una persona possa operare con frequenze neurali o con un elettroencefalografo transcranico che spara una frequenza diretta nel cervello, creare questi disturbi? Secondo me sì, è il fenomeno della risonanza sensoriale che è ben conosciuto. Sappiamo ancora molto poco di come funzionano le stazioni nervose, di come comunicano fra di loro. Questo, per esempio, è stato detto, io l'ho sentito personalmente ad un congresso della Società Italiana di Psicofisiologia, dove c'erano gli esperti massimi a livello mondiale. E diciamo questo, dicevano, non sappiamo ancora bene come i neuroni comunicano fra di loro, nel senso proprio le stazioni nervose, come si scambiano segnali. E questo diciamo, vuol dire che siamo a un livello estremamente involuto ancora nel campo della neurologia ed è una conseguenza di una manipolazione che sul neuroschiave abbiamo affrontato
in maniera estesa, per cui anni fa, quando ci furono delle scoperte nel campo del potenziale d'azione da parte di Hodgkin e Huxley, che presero il premio Nobel, tutti i fondi furono destinati più che altro a studi di tipo elettrochimico, e l'elettromagnetismo, che aveva avuto uno sviluppo imponente proprio all'inizio del Novecento, e poi è stato congelato, quindi per dei decenni praticamente non si è più avuto nessuno sviluppo in questa dimensione, che invece è una dimensione assolutamente e che correva parallela rispetto agli studi elettrochimici. E quindi diciamo, ritornando al discorso precedente, appunto, non è stato esplorato bene come, al di là di capire come funzionava l'effetto poi sul singolo neurone, come veniva propagato l'impulso da un neurone poi all'altro, eccetera, però come comunicano fra di loro le stazioni nervose, questo se ne sa veramente poco. Però si sa che diciamo, le scariche che poi vengono tradotte in significati possono sono delle vibrazioni praticamente, no? Quindi vibrazioni esterne di certe frequenze possono sovrapporsi alla vibrazione che diciamo, attraversa il canale nervoso, e in questa sovrapposizione il risultato, quindi il messaggio che arriva alla stazione successiva viene trasformato, viene cambiato. E questo, diciamo, appunto, dicevo, nella quotidianità è ben visto dalla musica, no? Cioè la musica riesce, uno magari sta lì con uno stato d'animo neutro oppure orientato in una certa maniera, attraverso l'ascolto della musica viene profondamente cambiato, ma non è un effetto psicologico, è un effetto neurologico. E lo stesso Verdi, per dire, diceva: io ho imparato, mettendo insieme 5-6 note, a far svoltare lo stato d'animo in un senso o in un altro. Posso provocare tristezza, posso provocare allegria, così, con una successione di note. Ecco, è l'effetto risonanza sensoriale. E quindi l'effetto risonanza sensoriale si può estendere anche a delle tecnologie, evidentemente, che hanno realizzato certi meccanismi in maniera scientifica. La sound therapy e la cromoterapia possono attenuare determinati disturbi del cervello. Penso proprio di sì.